Ciao a tutte ragazze, questo è il secondo video, visto che il primo ha avuto dei riscontri positivi e non posso che ringraziare tutte le iscritte e il supporto che mi avete dato nell'apertura di questo canale. L'unica piccola premessa che vi faccio è che vi prometto che non ripeterò 890 volte praticamente, anche perché io non avevo rivisto il video. La mia amica mi ha mandato un messaggio, mi ha detto praticamente sei stata brava. Allora, ho rivisto il video e ho notato che, soprattutto in una piccola parte, ho detto 7 volte praticamente in mezzo secondo, quindi io mi scuso e cercherò di non ripeterlo più, anche se sicuramente capiterà perché è proprio un vizio che ho anche quando ripeto. E, comunque, bando alle ciance, iniziamo subito con una nuova review. Vi avevo fatto vedere nei preferiti un pennello e così, dato che comunque sono amante dei pennelli a basso prezzo, quindi pennelli low cost, e vi ho parlato del set di AliExpress, adesso ve lo recensisco, dato che lo posseggo già da novembre e quindi adesso siamo a giugno ed è il caso che io possa appunto recensirvi questo set di pennelli. Il set di pennelli in questo è tutto questo e viene venduto appunto su AliExpress. Vi ho lasciato nel video precedente il link del rivenditore e il prezzo è di 14 euro. Comunque ve lo rilascio di nuovo nell'info box. E il rivenditore comunque è stato molto gentile perché io avevo i soldi nella PayPal. Però loro non accettano su AliExpress la PayPal, per cui ho mandato, ho implorato il venditore di riuscire a fare comunque un bonifico. Lo so, ho rischiato tantissimo, però comunque con PayPal è abbastanza sicuro. E una volta effettuato il pagamento, sono trascorsi circa 30 giorni dall'arrivo del pacco. Ma comunque ho mandato sempre dei messaggi al venditore ed era abbastanza disponibile, anzi molto disponibile. Per cui non posso che promuoverlo. Per cui 14 euro per 13 pennelli dall'ottima appunto fattura non rappresentano comunque per me un bassissimo prezzo e un set appunto che consiglierei volentieri, anzi ho consigliato volentieri a diverse amiche mie. Adesso iniziamo subito a parlare dei pennelli. Allora, innanzitutto i pennelli in genere appunto hanno questa forma, quindi una forma molto simile ai Real Techniques, solo che sono chiamati appunto Sedona. Sono, certo, e al contrario va bene. E quindi presentano questa porzione in gomma. Quindi, anche se comunque io non lo uso, la porzione in gomma, cioè comunque io li uso così, anche perché ho le manine piccoline, è una porzione invece, cioè questa porzione in viola. Sono presenti su AliExpress altri set comunque di altri colori, solo che quello in offerta è viola. Alla fine a noi non ci importa molto e comunque il viola è abbastanza carino. Le setole sono tutte setole sintetiche e quindi sono ben, diciamo che sono dei pennelli ben costruiti, quindi non ci sono appunto delle setole che escono fuori dal pennello o comunque, certo, non è tagliato perfettamente, qualche piccola setolina di fuori c'è, però comunque non hanno perso peli nel tempo, nonostante i miliardi di lavaggi. E un'altra caratteristica è che comunque si asciugano abbastanza in fretta. Considerate infatti che ieri li ho lavati alle 4, 4 e mezza del pomeriggio ed oggi sono asciutti. Ovviamente considerate pure che siamo qui in estate, in Sicilia ci sono 35 gradi e quindi si asciugano molto rapidamente. Però devo dire che anche in inverno si asciugano entro un giorno e mezzo. Forse questo ovviamente in più tempo, mentre gli altri hanno una velocità di asciugatura abbastanza veloce. Quindi iniziamo subito a parlare del primo pennello, il Powder Brush, che sapete, ormai in due video vi parlo sempre di questo pennello, prometto di non parlarvene più. E questo pennello ho detto che è fantastico, ma infatti rappresenta forse il pennello che più volevo nel set e che più mi ha colpito, che comunque utilizzo quotidianamente, anche perché essendo bello ciccione è abbastanza fitto.
abbastanza fitto ma non troppo, è morbidissimo, perché comunque si tratta di setole molto morbide, e riesco ad applicare la cipria in maniera leggera, perché comunque l'effetto della cipria troppo pesante a me non è mai piaciuto, anche perché generalmente utilizzo delle ciprie che siano traslucide per evitare di alterare il colore del fondotinta. E in pochi gesti riesco ad applicare la cipria. E infatti, a differenza per esempio del pennello precedente che utilizzavo, ovvero il Complexion Brush di Elf, che ho saputo tornerà in estate come brand, più che altro per i pennelli e per la cipria è fantastico come brand, e come si vede praticamente, sì, ok, è sporco, non possiamo lavare tutto, è molto più piccolo, ha una sezione più piccola, ed inoltre, nonostante, cioè, se lo possedete, penso che la maggior parte di voi possederà questo pennello, se nel frattempo scappano altri pennelli, è abbastanza morbido, però non morbido come questo. Cioè, rappresenta appunto, a differenza, questo è più morbido rispetto a questo, ma comunque bisogna considerare che questo ormai ha circa 3 anni, 3 o 4 anni, per cui comunque si mantiene molto bene. Infatti i pennelli di Elf sono fantastici, soprattutto quelli della linea studio, quindi speriamo che Elf ritorni in terra italiana per acquistare tutti gli altri pennelli. Quindi... ovviamente questo pennello è fantastico, non vi ripeto più niente, passiamo al prossimo pennello. Il prossimo pennello, che vi avevo già citato, sempre nel precedente video, in confronto al mio amato Blush Brush, no ragazzi, oggi non ce la posso fare, è questo. Questo pennello è un pennello a goccia, però vi avevo già anticipato che, a differenza del Blush Brush di Buying Coins, è leggermente più aperto e più corto, e inoltre anche le setole stesse possiamo dire essere leggermente diverse, perché queste sono un po' più fitte rispetto a questo. Comunque la funzionalità posso dire che è la stessa, perché questo viene utilizzato sempre per la sua forma, avendo una sezione comunque abbastanza piccolina per l'applicazione del blush delle terre, sempre molto pigmentate, in modo tale da distribuire uniformemente il prodotto, essere sia mirati mirati che è riuscire a sfumare bene il prodotto, quindi che sia il blush che sia appunto la terra, perché comunque appunto la sezione abbiamo detto che è abbastanza piccola, scusate, quindi riprendiamo. Stavo dicendo, voilà. Quindi passiamo al terzo, no vabbè, vi stavo parlando del Blush Blush, mi sembra che ho detto tutto. Ne passiamo a un altro pennello, è il pennello flat, quindi un pennello che ha una sezione piatta, è abbastanza piccolino, se confrontato infatti con il Powder Brush di Elf, notate la differenza, anche appunto nella sezione ovviamente. Sì, qui è sporco, non so perché, forse perché è finito, perché, ecco, ve lo spiego il perché. Perché questo pennello è un po' difficile da utilizzare, da lavare. Perché? Perché utilizzandolo con i fondotinta liquidi, generalmente si va praticamente a depositare all'interno delle fibre il fondotinta, che ovviamente è grasso, per cui un normale sapone, un normale shampoo non riesce a toglierlo del tutto. Adesso farò la prova con il brush egg che ho ordinato, il fake brush egg, su Buying Coins, che ho visto appunto dalla Mary, e voglio provare per vedere appunto se riusciamo a risolvere questo piccolo problema. Comunque, per quanto riguarda questo pennello, il pennello comunque è a sezione abbastanza piccola, per il fondotinta, per l'applicazione è abbastanza buono, anche se non è proprio grandissimo come sezione, mentre per la cipria per esempio può essere utile per settare la cipria e quindi per settare il correttore,
Mentre per l'applicazione proprio della cipria l'effetto sarebbe appunto troppo pesante, almeno per i miei gusti. Per cui io questo lo utilizzo principalmente per il fondotinta. Adesso passiamo a un altro pennello. Passiamo a questo pennello. Allora, questo pennello è un pennello che possiamo definire. È un misto tra una goccia, però appunto ha una sezione più piatta. Quindi diciamo è una goccia piatta. una goccia piatta. Quindi questo è il davanti e questo è il di lato. È il di lato. Va bene, sì, l'italiano oggi ce lo siamo portati proprio. Se è andato, quindi questa è la sezione appunto frontale e questa appunto è laterale. Questo pennello, e quindi ovviamente questo è quello che possiamo vedere nella, di fronte. Allora, questo pennello, che raramente ho visto comunque un pennello di questo genere, se no comunque, se non in alcuni brand abbastanza costosi, è un pennello che trovo perfetto per l'applicazione della terra, perché avendo questa sezione così piccola consente per esempio di applicare la terra al di sotto degli zigomi, sia qui per renderlo più magro che qui. E che ovviamente anche qui, quindi per il contouring, ma anche comunque ai lati del naso può essere utilizzato facilmente. Per cui, cioè per cui permette di prelevare una buona quantità appunto di prodotto e di riuscire a sfumarlo bene e applicarlo in punti mirati. Per cui rappresenta anche questo un ottimo pennello. Adesso passiamo, no, passiamo un altro pennello che generalmente ha una forma più normale. È questo pennello appunto così, più allargato. Se non erro, appunto, anche Real Techniques ha fatto nell'ultima appunto edizione limitata un pennello del genere. O meglio, sicuramente l'ha fatta Real Techniques e poi i cinesini l'hanno copiata. Che ha sempre una sezione piatta. Questo è il mio pennello per l'illuminante, perché generalmente può essere applicato con grande facilità comunque a livello degli zigomi, per cui è facile praticamente da utilizzare, rilascia bene il prodotto e basta. Comunque, anche in questo caso, appunto, si tratta di un ottimo pennello con un'ottima velocità di asciugatura e con una morbidezza, fantasmagorica. Adesso continuiamo con, dimenticavo, un altro pennello viso, che è quello a lingua di gatto. L'unica differenza con una lingua di gatto, possiamo dire, normale, è che nella sezione, in questo caso è un po' più larga rispetto al normale, e quindi diciamo consente sì di prelevare un po' più di prodotto, quindi non è proprio piatta come per esempio può essere questo di Real Techniques, che come vedete praticamente sicuramente è più piatto. E quindi consente di applicare il fondotinta. Generalmente non amo i pennelli a lingua di gatto perché ho altri 9.000 pennelli e soprattutto io amo quelli a sezione diciamo tonda, sezione tonda, mentre con questi diciamo l'applicazione non è uniforme. Cioè, molto spesso questi pennelli tendono a lasciare delle strie, per cui preferisco utilizzare altri pennelli, per cui diciamo che è uno dei pennelli che utilizzo di meno di tutto il set. E comunque, per esempio, l'ho utilizzato per truccare una mia amica da cinesina. Quindi per l'applicazione del bianco su tutto il viso, diciamo che può essere, cioè può rappresentare questo un ottimo metodo, un ottimo modo per esempio per l'applicazione di questo tipo di ombretti, comunque per trucchi un po' più particolari. Quindi ovviamente dimenticavo di confrontarveli. Questo è un Real Techniques vero della Core Collection del set appunto da 4 da viso, che comunque utilizzo poco perché, cioè inizialmente utilizzavo più spesso, mentre adesso tendo ad utilizzare poco perché è molto piccolo, quindi per l'applicazione del fondotinta sarebbe impensabile. Cioè, generalmente quando ho qualche pennello sporco
niente da utilizzarlo per esempio per il contorno occhi, per l'applicazione del pennellocchio, comunque qualche piccolo ritocco, anche perché è stato pensato, mi sembra, ogni tanto esce qualche animo siculo, come se infatti è il Pointed Foundation Brush, quindi generalmente è stato pensato per il fondotinta, ma sinceramente è troppo piccolo, anche per una bambina sarebbe piccolo, per cui lo utilizzo anche questo poco. Adesso, perché già sto ciarlando io da 14 minuti, non mi fermerò mai più, quindi immaginatevi quanto possa essere lungo poi un post sul blog di questi pennelli. Passiamo sempre a un altro prodotto, è un altro pennello, che è un pennello a goccia. È semplicemente un pennello a goccia che, confrontato con il pennello Real Technique, sempre del Core Brush, il Contour Brush, è esattamente identico. Cioè non c'è una grandissima differenza, forse questo è leggermente un po' più a punta rispetto a questo che è un po' più arrotondato, però la differenza comunque è minima. Questo pennello è stato pensato, cioè entrambi i pennelli sono pensati sia per il contouring, anche se possono essere utilizzati sia per il contouring, ma generalmente li utilizzo anche per applicare l'illuminante e talvolta anche sempre per l'applicazione della cipria nel contorno appunto occhi o nelle parti più difficilmente raggiungibili con un pennello ampio. Non stiamo per finire, abbiamo due pennelli per il correttore sempre in questo set. Allora, questo pennello è un pennello ciccione che Real Techniques ha fatto, se non erro, forse in una sezione più piccola, ed è un pennello praticamente che presenta questa sezione rotonda ed è abbastanza fitto. Questo per lavarlo è un po' più complicato, soprattutto perché io lo utilizzo per l'applicazione del correttore, soprattutto i correttori cremosi, che poiché non ho comunque dei grandi problemi, dei grossi problemi nell'applicazione, cioè nelle occhiaie, quindi preferisco non segnare troppo il contorno occhi e applicarlo magari con un pennello del genere, andandolo a sfumare bene e rendendo l'applicazione più leggera. Per cui è un ottimo pennello, è un ottimo appunto pennello proprio per l'applicazione del correttore. Altri utilizzi, sinceramente, potrebbe essere utilizzato anche per il contouring in crema, perché comunque sì, riesce ad applicare bene i prodotti e inoltre riesce a sfumarli bene, quindi contouring crema se sotto lo zigomo e comunque per delineare il naso, per gli occhi invece è troppo grande, comunque a me riempirebbe tutta quanta la palpebra fissa, anche perché sono apalpebrata. Inoltre, mentre il secondo pennello che utilizzo sempre come pennello da correttore è questo, perché ha una sezione sempre rotonda, però è più largo e sicuramente è meno fitto. Questo per esempio appunto lo utilizzo quando voglio ancora un'applicazione meno pesante del correttore, oppure per esempio per sfumare correttori liquidi come il correttore di WJ Con, che adoro come correttore illuminante, per cercare comunque, cioè può essere utilizzato anche per l'illuminante. Comunque questi pennelli, cioè io sono sempre dell'idea che questi pennelli sono pennelli multifunzione, quindi ognuno ovviamente si troverà bene utilizzando questi pennelli con un metodo rispetto a un altro, per cui magari vi posso consigliare dei metodi dei metodi appunto di applicazione, dei modi d'uso che ovviamente voi con cui voi potrete trovarvi bene o male ovviamente, quindi quotidianamente che viene fatta appunto l'esperienza sui pennelli. E quindi questo pennello, anche questo quindi utilizzato per il viso, perché per me per esempio per sfumare i bordi per esempio di un ombretto è un po' complicato, perché comunque è abbastanza grande, c'è una sezione abbastanza grande rispetto praticamente al mio occhio, o comunque per sfumare verrebbe appunto troppo, ha una sezione troppo grande. E adesso passiamo finalmente agli ultimi quattro pennelli, e siamo a 19 minuti. Questo è un pennello normale da applicazione appunto ombretto, come potrete notare,
l'applicazione con questa sezione abbastanza larga. Questo pennello, rispetto a molti altri per esempio che possiedo, è un pennello che mi piace tantissimo perché riesce a prelevare benissimo il colore, quindi le setole aggrappano bene il colore dell'ombretto e riesce a stenderlo con grande facilità. Inoltre, anche per esempio nell'utilizzazione dei colori più scuri, io trovo una grandissima facilità non solo d'applicazione ma anche di lavaggio, perché le setole per esempio non sono macchiate, cosa che invece per esempio con pennelli come quelli di Zoeva avviene negli anni, perché per esempio il Soft Definer di Zoeva, il 227, si è macchiato nel tempo, infatti da bianco è diventato giallo, quindi adesso cerchiamo di concludere, di ciarlare meno. Un altro pennello, diciamo dalla forma più caratteristica, è questo, è un pennello sempre flat, però dalla sezione appunto sottile, quindi una sorta di pennello da eyeliner piatto gigante, perché comunque potrete notare che è immenso. Questo non lo trovo utile per l'applicazione dell'eyeliner, perché comunque già trovo difficoltà con dei pennelli normali, figurarsi con un pennello così largo, mentre per esempio può essere utilissimo per l'applicazione dell'ombretto nella rima inferiore dell'occhio. Infatti è il principale utilizzo che riesco a fare di questo ombretto e di questo pennello. Potrebbe essere utilizzato anche sempre come contouring, però generalmente sfuma poco, per cui magari bisogna applicarlo e poi sprendere un altro pennello per sfumare, per cui limitiamoci ad utilizzarlo sotto l'occhio, per gli altri usi abbiamo altri pennelli. Adesso gli ultimi due. Questo è un pennello invece da eyeliner. Questo pennello da eyeliner non mi piace perché comunque ha una sezione abbastanza larga e quindi non è così piatto come... sì? Non è così piatto, per cui l'applicazione non è precisa, cioè si tende appunto a fare un casino con un pennello di questo genere, e quindi anche in questo caso l'utilizzo principale che ne faccio è o di applicare comunque l'ombretto a mo' di riga di eyeliner, oppure sempre sotto la rima. Quindi diciamo che uno dei pennelli che c'era o non c'era per me non faceva la differenza in questo set. Ed infine, e poi abbiamo finito, abbiamo questo pennello, che è un pennello sempre da eyeliner. Anche in questo caso non mi piace tantissimo, perché non riesco ad applicare l'eyeliner con un pennello del genere, soprattutto quelli in crema e soprattutto quelli che magari si stendono poco. Cioè in questo momento io per esempio sto utilizzando l'eyeliner in Kiko in gel, che sta diventando... cioè che è un pochettino, sinceramente, non mi piace, volevo dire osceno, però magari mi contengo, perché comunque si è seccato moltissimo, per cui l'applicazione è molto difficile. Ho bisogno di un pennello che ha sicuramente le setole più corte, con cui riesco a lavorarlo meglio. Con questo riuscirò a fare solamente casino, per cui adesso basta. Cioè tirando le somme, possiamo dire che sono 13 pennelli ottimi, soprattutto mi sono trovata benissimo con i pennelli appunto da viso. Alcuni appunto hanno delle forme che difficilmente troviamo in dei pennelli low cost, tipo questo, ma anche appunto il pennello proprio ciccione da Cipria, ecco, è caduto tutto. Mentre per esempio su 13 pennelli forse gli unici che non avrei acquistato, che utilizzo poco, sono quelli a lingua di gatto e dei pennelli appunto da eyeliner, mentre gli altri li utilizzo, posso dire, quotidianamente, per cui vi lascio il link sotto. Spero che questa review vi sia piaciuta, se volete seguitemi, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!